Oggi, pensando ai morti, avendo la memoria dei morti e avendo la speranza, ma chiediamo al Signore per la pace, perché la gente non si uccida più nelle guerre. Tanti innocenti morti, tanti soldati che lasciano la vita lì. E questo perché sempre le guerre sono una sconfitta, sempre. Il Papa ha portato un mazzo di fiori bianchi e poi, in silenzio, ha giunto le mani in preghiera, mentre seduto in carrozzina, procedeva lungo il prato dove sorgono le 426 lapidi del Rome War Cemetery, il cimitero che conserva le spoglie dei militari del Commonwealth caduti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Francesco ha scelto questo memoriale nel rione di Testaccio per celebrare la Santa Messa del 2 novembre, giorno della commemorazione dei fedeli defunti. Una tradizione portata avanti diverse volte in questi oltre 10 anni di pontificato, con celebrazioni in diversi luoghi di memoria, di storia e di dolore. Io vorrei soffermarmi su una cosa che mi è accaduta all'entrata, no? Io guardavo l'età di questi caduti. La maggioranza fa i ventenni, dai 20 a 30. Vite troncate, vite senza futuro qui. Io ho pensato ai genitori, alle mamme che riceveva quella lettera. Signora, ho l'onore di dirle che lei ha un figlio eroe. Sì, eroe, me lo hanno tolto. Il pensiero del Santo Padre, che ha pronunciato l'intera omelia a braccio, è corso immediatamente al contesto mondiale odierno, segnato dai conflitti. Anche oggi succede lo stesso. Tante persone, giovani e non giovani, nelle guerre del mondo, anche quelle più vicine a noi, in Europa o fuori, quanti morti. Si distrugge la vita senza coscienza di questo. Parole, quelle del pontefice, che richiamano immediatamente quelle pronunciate mercoledì 1 novembre nel corso dell'Angelus a Piazza San Pietro. E continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa delle guerre di oggi. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni dove la guerra ancora è troppo forte.